Michel de Montaigne, ma quanto mi piace questo filosofo francese autoironico sino all'inverosimile. Io, diceva, rappresento una vita bassa e senza splendore. Dico il vero, ma non tutto quanto voglio, solo quanto oso dire. La peggiore delle mie azioni e qualità non mi sembra così brutta come trovo brutto e vile il non osare confessarla. La tradizione vuole che il filosofo sia incapace nelle vicende private, tanto che Socrate aveva fatto un esplicito elogio della distrazione ai limiti della psicopatologia. Il vero filosofo, affermava, non dovrebbe neppure sapere come tornare a casa.